una serata appunto dove siamo dei privilegiati, è un grande onore per me essere qui e che Emergency e tutti voi volontari e Gino Strada mi abbiano scelto ancora una volta per stare su questo palco, onorare questa festa che quest'anno ha toni e passioni speciali. Quando chiamo Emergency ci sono perché li seguo da anni, per me è molto importante non solo quello che fa nel mondo ma quello che fa anche per noi, nel senso che venire qui comunque capire, imparare, crescere, migliorare, quindi non è solo per quello che loro fanno nel mondo ma anche per quello che fanno per noi, infatti i volontari sono anche qui per questo, quello che ha fatto per noi, poi questo è un anno particolarmente triste, ma anche per chiaramente 15 anni di Emergency. Ci eravamo preparati a festeggiarlo, non certo con la scomparsa di Teresa, però è molto bello anche quello che ha detto la figlia, che guai, lei non avrebbe sopportato. Un elogio funebre. No, ma piuttosto invece chi piange non è via, solo chi ride, per cui noi dobbiamo fare questa serata di comicità proprio appositamente per lei. Teresa e Gino sono riusciti ad allevare una sorta di generazione, no? La voglia, sì, hanno fatto scuola, come hanno dire, queste sono le scuole che ci piacciono. Come ti sembra Gino come medico? Beh, tosto, bello tosto, però anche molto umano, perché pur essendo chirurgo e quindi settoriale, nel senso sì, che se sta operando il cuore, opera il cuore, riesce a fare quel miracolo del medico che riesce a considerare il malato una persona totale, intera, non solo un pezzo di corpo, che è molto difficile, no? Che adesso con la specializzazione si tende a non vedere più delle persone ma degli organi. Invece credo che la cosa molto importante di Emergency sia anche, non è solo un ospedale, non è solo una sala operatoria, ma è un luogo d'esempio dove si lavora in un certo modo, dove il luogo e i rapporti che ci sono nel luogo fanno vedere che si può vivere in un altro modo e quindi mettono in movimento una catena virtuosa. Questo è molto interessante, che Emergency. Quindi lui è anche una dimostrazione per noi tutti i medici. Ah, io non voglio dire, però sicuramente insomma, è interessante, invece non viene spesso viene un po' snobbato, no? In Italia, perché come dire l'Accademia lo guarda un pochino di sottecchi, non ha proprio quel piglio accademico, ma questo è tipico. Come hai vissuto e come vivi la coppia Teresa-Gino? Perché Teresa comunque rimane, cioè è qua, perché non so se la stiamo percependo tantissimo. È difficile rispondere a questa domanda oggi, sinceramente, perché intanto ancora penso che come partita per un viaggio, nel senso che l'anno scorso l'incontro dei volontari di Riccione, che io come sempre ho fatto la serata finale, c'era lei appunto in prima fila, sicuramente provata però a ridere, a battere le mani, a incoraggiare, quindi è un po' difficile rispondere a questa domanda, non lo so. Come consideri l'informazione a tutt'oggi, se ti va di rispondere? No, figurati, siamo un paese un po' in difficoltà, questo mi sembra come sei buona. Evidente, nel senso che è lampante, voglio dire, non lo dico io, cioè lo dicono esperti di sociologia, politica, giornalismo, che è un po' difficile. A me piace il libero mercato, no? Veramente quello libero, però è difficile in un paese dove praticamente molte cose sono le mani di una stessa persona, dove c'è un monopolio, tu è difficile che dici, bene, litighi con un capo redattore, dici me ne vado, basta, vado da... E ti rimane la bocca aperta, esatto, perché hai poche alternative, insomma è un po' alla Ceausescu di terribile memoria, no? Quando se litighi con uno hai litigato con tutti, quindi questo è un po', faccio un esempio terra terra, però voglio dire, è chiaro che un giovane prima di essere coraggioso o di esporre, di scrivere un articolo, di esporre una cosa che pensa, ci pensa due o tre volte perché tiene famiglia. Allora, no? Se gli stessi, insomma, i nomoni famosi hanno difficoltà a pensare, questo che tipo di esempio accaduta può avere per le giovani generazioni che iniziano un lavoro? Certo, non una scuola di coraggio, invece è molto importante che l'informazione sia coraggiosa. Io vorrei fare un riferimento alla Milena Gabanelli con Reporte e a Michele Santoro con Anno Zero, perché mi pare che ambedue in questa fase, insomma,
non dico che incontrino delle difficoltà. Beh, però ci siano delle difficoltà, si può proprio dire. Siamo è raccogliendo, mi piacerebbe comunque divulgare il Vediamo fatto che stiamo raccogliendo firme. Sì, no, dicono che sono difficoltà tecniche, burocratiche. Mm. Vediamo, siamo qua, anche noi, vediamo. La tua trasmissione non è ancora stata... Quindi avremo ancora l'onore di vedere quel divano rosso. Sì, sembra che ci sia, vediamo, viviamo la giornata. In bocca al lupo e grazie, grazie davvero tantissimo. Grazie. Serena Bandini! Il palco è vostro, purtroppo. Emergency! Ci lasci più di un minuto? Ci lasci fare qualcosa più di un minuto? Sei già andato al bagno? Grazie. Ci siamo? Pianino? Ok? Sì, lei, attenzione, lei di là? Vada, no, non si ricorda dove deve sistemarsi? No, no, c'è cambio. No, si sposta di là. Accordiamo prima? Sì. Oh, buonasera. Allora cerchiamo di... buonasera a loro, buonasera prego. Cerchiamo di elevare il livello della serata con un brano di musica classica, un classico dei classici, un autore italiano contemporaneo del 1622, contemporaneo della sua epoca, di Arturo Vivaldi. Andremo ad eseguire, tratto dal... Antonio, è sicuro Antonio? È il fratello Antonio? Di Antonio, detto Tony Vivaldi, andremo ad eseguire, tratto dal suo best of, dalla sua compilation, The Four Seasons, Le Quatre Saisons, di fine stagione, Le Quattro Stagioni per gli italiani presenti in sala, un piccolo estratto, a little extract, The Springtime, la primavera. Prego. Aspetta di sentirlo poi. Quello della segreteria telefonica. Siamo.